Banca Popolare di Vicenza volge alla conclusione, ci avviciniamo sempre più al momento della sentenza. Conclusa oggi l'arringa difensiva per l'ex presidente Gianni Zonin, l'avvocato Ambrosetti ne ha chiesto l'assoluzione. Intanto si torna ad assistere alle proteste fuori dal tribunale. Voglia il tribunale assolvere il dottor Zonin per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Grazie. Assoluzione piena per l'ex presidente della Popolare Gianni Zonin per i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. È questa la richiesta dell'avvocato Enrico Ambrosetti, difensore dell'ex numero uno dell'Istituto Medico, al termine di 3 giorni di arringa conclusiva per replicare alla procura che per l'ex presidente chiede invece 10 anni di reclusione. Un processo, conclude il legale, che è durato 2 anni di istruttoria in cui non c'è stata una chiamata di correità o un'accusa specifica e circostanziata nei confronti del presidente Zonin. Oggi fa comodo trovare un colpevole per il disastro che è avvenuto, aggiunge l'avvocato Ambrosetti. Zonin, poi conclude il legale, avrà sbagliato, ma è sempre stato rispettoso delle leggi. La prossima udienza ora è fissata per giovedì per la difesa della banca, poi nell'attesa delle repliche e quella della sentenza che dovrebbe arrivare per la fine di marzo. Fuori dal tribunale intanto si rivedono gli ex soci delle banche con cartelli e striscioni e tutti insieme chiedono giustizia. Noi ci aspettiamo una sentenza e dei colpevoli, perché quello che è successo a migliaia di famiglie venete e di risparmiatori popolari di Vicenza non può essere dovuto al caso, insomma, questo poco ma sicuro. Abbiamo maturato una convinzione che questo processo, al di là degli imputati, non ricerca soltanto la verità circa i capi di imputazione, ma abbiamo la chiara percezione che siano processi finalizzati a dimostrare che Banca d'Italia non ha responsabilità in questa vicenda.